Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare 360 di Yamba featuring Drefgold e Sapo Bulli, ma anche Dolce Gabbana di Gallagher featuring la Zoe. Se vi piace questo format e vi piace il canale, magari avete visto già qualche altro mio video, vi invito subito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e un commento. Allora, io partirei parlando della prima canzone 360 di Yamba e comincerei con l'introdurre un po' questo articolo che secondo me molti di voi non conosceranno. È un rapper che non so se definire underground o emergente, questo perché sono già diversi anni che lui è sulla scena. Io l'ho conosciuto nel 2017 proprio con una canzone con Drefgold intitolata Cuscino, una hit veramente assurda che molte più persone dovrebbero conoscere di quanto effettivamente la conoscono, perché per me quando l'ho ascoltata mi ha fottuto completamente il cervello. Sono entrato super in fissa con il suo stile, con il suo flow che è molto particolare, e ho scoperto altre canzoni così come Scugnizzi, dove troviamo anche Capo Plaza e Rio Carrera. Questa sicuramente ha molta più visibilità rispetto alla prima, però è comunque una perla dell'underground. Andando avanti ho scoperto sempre qualcosina in più della sua musica e in tutti questi anni davvero la mia domanda è sempre stata la stessa: com'è possibile che questo ragazzo non ha sfondato? Probabilmente la sua più grande pecca è proprio la costanza. Droppa un pezzo, sparisce per 2 mesi, droppa un freestyle su Instagram, sparisce per 6, sempre andato avanti così, e purtroppo questo secondo me l'ha un po' penalizzato. Devo dire che in questo anno l'ho visto abbastanza carico, anche l'uscita di questo singolo con comunque 2 artisti importanti mi fa pensare che probabilmente si è messo un po' di più con la testa, magari anche ha avuto una spinta da dietro con qualche etichetta, non ho idea, però spero vivamente che diventi più costante e che magari, perché no, quest'anno possiamo vedere anche un suo album. Detto questo, accontentiamoci comunque di questo singolo e ascoltiamolo. C'è anche un video ufficiale così come per Dolce Gabbana, quindi reagiremo ad entrambi. Bello il mood. Vengo da quel block, nota tu sulla va faccia. Bene. Ordino più stile, lei fa boh, non mi trova il cuore, guarda. Va bene. 360, ok. Vengo da quel block, troppo pop su una panca. Prenderò diamanti nuovi a mamma, non vederla più stanca. Che è tutto cambia, senza parlare pam pam. Tu di me non sai nada. Sai che vengo dal block, vengo da quella piazza. Ok. Ogni canaglia conosce Yamba. Hey. Prima c'era sabbia, fango, niente, adesso sto in attacco, attacco. Bello. Hey. So che tu vorresti il mio posto, non è accorto un secondo se tu vieni a me contro. Glock, 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 fuma come una Ferrari. Trippin in Dior, diamond sul neck come water splash. Soldi nella Louis V bag, big forel. Con topile direx, sto sgocciolando swag. Partiamo dicendo che la produzione è stata affidata ad Ava e Mojo Beats, che secondo me non hanno fatto un beat malvagio, anzi ci sta, nulla di troppo particolare, così come un po' anche il sound della canzone. In che senso? Non è nulla di innovativo, anzi roba che volendo abbiamo già sentito, sonorità insomma già, come dire, esplorate. Però la canzone nel complesso comunque suona bene, secondo me è un bel pezzo. Sarò sincero, conoscendo Yamba mi aspettavo un qualcosa in più dalla sua strofa, perché so che è forte, non voglio dire che ha fatto il compitino, però gli darei un sì e mezzo, insomma, bello il ritornello, molto orecchiabile, ti entra in testa, la sua strofa ok, però mi aspettavo un qualcosina di più. Drefgold è quello che credo che tra tutti e tre ho preferito, perché quando si tratta comunque di fare questi pezzi, sai, un po' su questa wave, lui sa sempre fare bene. Detto questo, preferisco 1000 volte Cuscino, che secondo me è leggendaria, anche perché è molto più particolare come canzone, e poi c'è Sapo Bulli, a cui hanno dato l'ultima strofa. Ha fatto il suo un po' come sempre. Tutto sommato la canzone non è male. Poteva essere meglio? Sì, diciamo che questo trio mi ispirava particolarmente. È uscito fuori un pezzo che è bello, però appunto aspettarsi qualcosina di più ci poteva stare. Volevo concentrarmi sul video, che secondo me è fatto molto bene proprio a livello qualitativo. E infatti il pezzo è uscito sotto Warner Music, quindi sì, c'è qualcuno dietro Yamba a quanto pare, e spero davvero che questa etichetta possa anche in un certo senso aiutare l'artista a finanziare i suoi progetti, a dropparlo fuori, perché sarei molto molto curioso di ascoltare un suo album. Ma cambiamo argomento e parliamo un po' di Gallagher e la sua Dolce Gabbana featuring la Zoe, come dicevo nell'intro. Siamo più vicini che mai al sicariato, penso, perché questo di regola dovrebbe essere già il secondo singolo estratto, anzi senza di regola è così, perché ha anche droppato la tracklist, la cover dell'album. Insomma, dall'ultima reaction a Robbery abbiamo fatto dei passi avanti che probabilmente non avevamo fatto nel giro di anni.
anni. Da quello che ho sentito, voci di corridoio da prendere un po' con la pinza, l'album potrebbe uscire il 17 settembre, quindi praticamente non la settimana prossima, l'altra ancora. Io sono in hype perché ormai sono anni che aspetto Il Sicariato, è il secondo singolo, a quanto pare lui è tornato ufficialmente da quello che ho capito con Oniro, c'è anche un video ufficiale come dicevo nell'intro, quindi insomma anche nel suo caso le cose stanno iniziando probabilmente ad andare nella direzione giusta. Aspettiamo Il Sicariato per sentire come sarà. In questa traccia troviamo la Zoe, che è un'artista spagnola, una rapper credo, fa parte di La Bendición, che avrete sentito parlare se magari masticate un po' di rap spagnolo, dovrebbe essere l'etichetta di Young Beef. Correggetemi nei commenti se sto dicendo una cazzata, perché la scena spagnola non la conosco così tanto, ma dovrebbe anche essere la ragazza proprio di Young Beef, quindi insomma lui in Spagna è uno dei più forti in assoluto a proprio a livello di trap. Vediamo se la ragazza ha preso da lui. Comunque ascoltiamo la canzone. Sono in viaggio dentro Rolls, cristalli diamanti limpidi come Big Rocks. Chiamo la sua Wisi, arro il negozio dentro di un resort. Dolce e Gabbana, Miri Rosa, Louis Vuitton. Perse Gabbana, ok, sei tu donna. Mucha cocaina come Maradona. No è broma, mi puta son dura. Oh mamma mia, mi lo gioco chiesto in cola e a nadie fia. Dico compro un chopstick, poi mi compro un Glock, bitch. Chiamo foto ex, bitch, foto solo Tottis. Movimenti grossi, guardami negli occhi, negro te ci vedi bacchi. Bad bitch, ho l'odio dentro gli occhi. Mamma mia. Mamma mia. L'avrò detto circa 200 volte in questo canale, ma come sempre quando si tratta di fare trap, Gallagher in Italia è veramente assurdo. Cioè anche questa canzone, mamma mia, ha fatto il fuoco, ha fatto il fuoco. Il ritornello mi è piaciuto tantissimo. Poi attacca subito la Zoe, non con la Z come la pronunciavo prima, che ha fatto il suo. Diciamo che se la sua strofa fosse durata anche una quartina in meno non mi sarei dispiaciuto, però comunque ha tenuto il livello del pezzo. Poi arriva un'altra seconda strofa micidiale di Gallagher. E per carità, visto che nei commenti per esempio di Baby Gang mi dice eh sì, dici, ti lamenti di Baby Gang che dice sempre le stesse cose e poi ascolti Gallagher, è vero, anche nel suo caso il testo è un po' quello che dice sempre, anche se comunque trova sempre il modo di trovare nuovi termini, nuove parole, nuovi modi per dirlo. Però ragazzi, un conto è sentire un pezzo con un sound del genere, un conto è sentire gli altri. Poi non ce l'ho con lui in particolare, per carità, parliamo sempre di gusti personali, ma davvero a me che piace la trap non potrebbe mai non piacere qualcosa che fa Gallagher. C'è anche da dire che tutti questi pezzi, Robbery, questo qui e altri che lui ha già fatto, tra di loro suonano un po' simili, ma non tanto proprio a livello di sound, ma appunto di testo e di quant'altro. Quindi c'è da dire che se in El Sicariato mi mette 12 pezzi tutti così, poi è da capire anche quel lavoro quanto lo si potrà apprezzare, perché quando metti troppi pezzi simili finisci per non apprezzarli nemmeno, perché appunto ti sembra sempre la solita roba. Al contrario, se anche in El Sicariato riuscirà a fare un qualcosa più variegato come R1Q17, dove ci sono pezzi come Bravo Pischello, Shopping e via dicendo, beh, sappiamo tutti un po' cosa aspettarci. E io spero vivamente che Il Sicariato sia, come dire, un punto di rinascita per Gallagher. Voi invece come la pensate? Quali dei due pezzi preferite? Siete in hype per Il Sicariato? Yamba lo conoscevate? Cosa ne pensate della sua canzone? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di video che carico. Seguitemi sui social che trovate tutti in descrizione, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.